Nel corso del XV secolo, la devozione alla Madonna Nera del Sacromonte di Varese continuava a crescere. I pellegrini salivano al santuario affrontando uno scomodo sentiero. Fu così che nel 1570 si pensò di realizzare un sacromonte come quelli di Varallo e di Orta, un luogo ove si potesse esprimere la devozione ai 15 misteri del Rosario percorrendo una più agevole salita al santuario. La prima pietra venne posta il 25 marzo del 1605 e i lavori sotto la direzione dell'architetto varesino Giuseppe Bernasconi si conclusero nel 1680. Il percorso, con 14 cappelle, decorate ad opera dei maggiori artisti lombardi del tempo, si estende per 2 km e 200 metri, partendo dai 585 metri della prima cappella agli 880 del santuario. La terza cappella, dedicata alla Natività, si riconosce per il discutibile affresco della fuga in Egitto dipinto nel 1983 da Renato Gottuso, al posto di un affresco irrimediabilmente rovinato del Nuvolone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesuita, misura della vita fraterna. Diciamo, cantiamo il nostro grazie cordiale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesuita. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Dopo la quarta cappella, dedicata alla presentazione di Gesù al Tempio, e dopo la quinta dedicata alla disputa con i dottori, si raggiunge il secondo dei tre grandi archi che dividono le cappelle nei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il Figlio Gesù. Dalla sesta cappella, dedicata all'orazione nell'orto degli ulivi, alla decima, dedicata alla crocifissione, e un continuo crescendo della drammaticità e dell'ostilità intorno al Cristo. Il terzo arco, detto di Sant'Ambrogio, simboleggia il trapasso ai misteri gloriosi e introduce all'undicesima cappella dedicata alla resurrezione di Gesù. Della Santa Messa, in forza della quale tutti i battezzati sono passati dalla morte, dall'egoismo e dell'orgoglio alla vita nuova dell'amore e dell'umiltà. Preghiamo Dio Padre, che ha fatto risorgere il suo Figlio per accreditarlo davanti al mondo, e diciamo la preghiera dei figli di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane.
La dodicesima cappella, ornata da una ricca facciata barocca, è dedicata all'ascensione di Gesù e la tredicesima alla discesa dello Spirito Santo. La quattordicesima e ultima cappella del percorso è dedicata all'Assunzione della Vergine. La via sacra culmina alla Fontana del Mosè, anche se spiritualmente la sua tappa finale è alla Cappella della Vergine nel Santuario. Questa grande fontana in stile neoclassico, opera di Francesco Maria Argenti di Vigiù, è stata realizzata tra il 1803 e il 1817, dove nel 1831 fu applicata la statua del Mosè, opera del ravennate Gaetano Monti. Sulla grande terrazza che la sovrasta, la nostra comunità pastorale assisterà alla Santa Messa, concelebrata da Don Franco Trezzi e da Don Santino Laudi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Abbiamo percorso questa strada che ha portato fino a qui. E questo dà il senso della vita come cammino. E allora è bello affidare i nostri percorsi, il nostro essere con tante storie personali diverse, in questo guardare a Maria che ci accompagna a vedere Gesù e a vedere di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Per la preghiera personale, per la riflessione, ti ascolto poi anche nel Vangelo. Vorrei sottolineare solo due cose. Apriamo il mese di Maria e come guardare a Maria, se non come è la richiesta di qualcuno di oggi. E questo è quello che Gesù ci mostra nel nostro vivere la vita cristiana. Come il saperci donare, perché è nel donare, nell'espropriarsi, che alla fine uno ritrova se stesso e la gioia, la bellezza di quello che Dio ha posto dentro nella storia di ciascuno di noi. Allora riusciamo a comprendere come quell'umanità che ci sta attorno e che Gesù ama e che ci chiama ad amare diventa vera nel momento in cui ciascuno sa morire un po' a se stesso per abbracciare qualcosa di eterno. Fulge nell'universo il giorno senza tramonto nella nostra resurrezione della gloria di Cristo. Egli sta sempre davanti a te, o Padre, sacerdote e vittima grata, e nel suo sacrificio ti offre un popolo santo e lo affida alla tua potenza e al tuo amore. Per questo tuo dono, veramente santo sei tuo Padre e fonte di santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova estero in memoria di me.
mistero della fede. Il nostro vescovo Angelum e tutto l'ordine sacerdotale, ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti, e si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del cuore. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio e Madre nostra. Con gli Apostoli. Questi sono i nostri ragazzi e sono non solo il nostro futuro ma anche il nostro presente. Grazie a loro e ci aprono di fronte alla vita. Quanto hanno bisogno di essere sostenuti, incoraggiati e non scoraggiati di fronte a quello che si vive e si fa. E soprattutto hanno bisogno di poter incontrare il Gesù bello e non tante altre cose. Per loro c'è qualcuno che domenica riceverà per la prima volta Gesù Cristia, gli fa la prima comunione sulla mano, ce n'è qualcuno, ecco. Una, due, tre, vedete, non sono bambini, quindi è un momento molto importante. Allora adesso vi chiedo mezzo minuto di silenzio in cui voi, adulti, voi, ma nel senso che ci siamo io e Don Santino, perché siete in faccia, mezzo minuto di silenzio in cui preghiamo, ci ha assistito, e adesso voi bambini, intanto che al Don Santino diamo la benedizione, voi stendete le mani. Esatto, questo stendere le mani in avanti, che è quello che ogni sacerdote fa quando amministra un sacramento, non so se avete notato, vediamo, ma sia di ciascuno di voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. E qualche goccia adesso sta arrivando.